Musica che cresce, megalopoli che spacca in questa. Cuneo. Ed eccoci qua, buongiorno ragazzi, bentrovati sui 100.6 come tutte le mattine e alcune volte anche alla sera all'interno di altre dirette, ecco. Ecco. Bentrovati, buongiorno. Ragazzi, come state? Buongiorno a tutti, buona giornata. Allora, come la va? Un'altra giornata di sole, ragazzi, che bello. Hai visto? Sole, quanto sole. Ci piace. Ci piace decisamente, sì. Il sole sì. Bacia i belli. Sì. Ah, infatti noi abbiamo le tapparelle giù perché i belli, non c'è un motivo. Sono i belli o anche belli. Le belle? Ah sì sì, anche le belle. Sì, dai Mariella, prendiamo anche scusa. Le belle, sì, sì, assolutamente. Io vi ringrazio per i complimenti, però non so. Va bene. Allora ragazzi, vogliamo subito accendere il fuoco del WhatsApp 333-5352-225. Che cosa bolle in pentola questa mattina, mia cara Mariella? Allora, questa mattina è un po', secondo me, vi smonterò il mito del bacio, perché andremo a parlare dell'origine del bacio. Bello. Il bacio, okay. Ci baciamo, sì. Questa mattina. Ci baciamo, sì, ci sì. Baciamo. Ho visto lei che bacia lui, che bacia me, che bacia lei. Ecco. Hai detto, vengo anch'io, baciatemi. Sì, baciamoci tutti. No, vabbè, così capiremo, secondo alcuni scienziati, da dove arriva questa usanza, ecco, così così comune. Meno male, perché sennò guai. Dai, allora vai. Vado io. Tu. Allora, quando è il tempo di ritirarsi, nel senso, da dove da dove? Io stavo pensando a un evento che è successo lo scorso weekend e quindi ho iniziato a pensare, ma perché questo tema non lo posso portare una mattina in radio e vedere un po' di disquisire, di aprire un dibattito. Quando è tempo di ritirarsi da un'attività, che sia, non so, un'attività in proprio, piuttosto che, non so, per un artista, uno sportivo, eccetera, eccetera. Esatto. Quando è giunto al culmine per potersi tirare, per dire, ragazzi, getto la spugna, è stato un piacere, arrivederci, esatto. Perfetto. Giannina. Ma ragazzi, io avevo una mezza intenzione di parlare del perché è meglio mangiare con le mani. Perché? Ma, visto l'argomento di Mariella, vi parlo del colpo di fulmine. Ho cambiato nel corso d'opera. Ha cambiato in corso d'opera. Cosa? È andato in loop. Dario, quando sente parlare di robe del genere, va fuori. Come un terrazzo. Va bene. Allora, 333-5352-225. Ecco, queste sono le tematiche di questa mattina nel Buongiorno Cuneo e mercoledì. E perché no? Ma no, ma perché? Dai, cosa ci facciamo a fare? Adesso poi che ho scoperto l'origine del bacio, viene da dire che è sopravvalutato. Abbiate pazienza. Secondo un articolo di Focus, quindi la fonte è più che attendibile. Ecco, l'atto di chiudere le labbra con un risucchio sulla pelle dell'amato, perché questo è, ecco, è la fase finale dello spidocchiamento fra le grandi scimmie. Cosa? Vi certo piace? Che i dettagli di stamattina. Una roba di un romanticismo, ragazzi. Quanta che miseria. Ve lo raccomando. Ma che schifezza è lo spidocchiamento fra le grandi scimmie? Vabbè. Insomma, ti amo, ti spulcio. Questo è. Ecco, come quando cosa c'è? Dimmi, no. Cosa pensavi? Cosa hai detto? Ti amo? Ti spulcio. Pensavo ti sputo. Vabbè. No, ma come ti sputo? Ti amo, ti sputo. Bello, è ancora peggio dello spidocchiamento sta roba lì. Vabbè. Ma no, scusa. E quando tu pensa, no, Dario? Perché per spiegarti. Sono le cuffie, Mariella, a volte sai. Le cuffie, secondo me gli entrano i suoni diversi nelle cuffie a Dario, certo. Sì. No, dicevo, è come quando togliamo magari il pelucco dalla giacca, no? È un segno d'affetto questa roba lì. In realtà anche questa roba lì arriva dallo spidocchiamento delle scimmie. Sì. Sì. Quindi questo, secondo gli psicologi... Sì, Dario, sì. Certo. Devi capire, sì. Abbi pazienza, se lo dice Focus, non è che lo dico io. Allora, questo, secondo gli psicologi, ha una finalità
solo apparentemente igienica, in realtà è un modo di consolidare i legami e riaffermare le gerarchie sociali nel branco. Cosa significa? Che quando noi spulciamo qualcuno, no, è perché ti capita spesso, scusa. Sì, sì, mi capita spesso, perché quando, se, ma anche con te, per dire ti voglio bene, ci no? Spulciamo e un allora, po', no, bene. Se vedo che hai un pelucco sulla maglia, mi viene da togliertelo. Ecco. Questa cosa qua, scusa le lacrime, scusa le lacrime, ridi tranquillamente. Dicevo, no, che se lo fai nei confronti del tuo partner è un modo per dire sei mio, cioè mi appartieni in qualche modo, no? Ti amo, ti voglio stasera bene. So cosa fare. Ecco, bravo, tu stasera vai a casa e spulcia il buon Paolo, che salutiamo. Ciao Paolino. Allora, di solito basta. Ce n'è un altro messaggio che è arrivato. E dopo lo leggi. Avete le gocce per gli occhi, ragazzi? No, perché mi servirebbero. Fatemi dire, perché veramente non è non è finito, veramente, ragazzi. Di solito alla fine di una sessione di spulciamento, l'animale che spulcia alla fine appoggia le labbra sul pelo di quello spulciato e aspira, che schifo, con un leggero Dario, aiuto, che roba è? Dario, andiamo a fare andiamo, ti serve la spesa oggi? Andiamo a fare la spesa, perché ma io me ne vado. Comunque aspira con un leggero risucchio per rimuovere i parassiti oppure le altre impurità. Ecco, la ricerca ipotizza che quali il bacio, possono essere le altre impurità? Il bacio arriva da questo, non lo so, non lo so. Che ne so. A proposito di spulciamento, di impurità. Ma a proposito di spulciamento, qui mi viene in mente una cosa che adesso a parte tutto, ma voi sapete il motivo per cui l'uomo, soprattutto l'imprenditore piuttosto che il commerciante, il rappresentante, indossa la cravatta storta? Come indossa la cravatta storta? Quando la cravatta è storta c'è un motivo, lo un fa codice? Apposta. Sì. Ah, c'è un linguaggio in codice, un messaggio. Ve lo dico dopo, ma intanto... lo voglio sapere. Sì, ve lo dico, ma qui c'entra col tema, e ve lo dico dopo perché tra l'altro c'è scritto Lucia, ecco. E ci ha chiesto, a proposito di baci, mi potete dedicare Mon Amour? Grazie. Allora... sì, dai, però bisogna vedere Mon Amour di chi? Di Gigi D'Alessio o di Annalisa? Noi abbiamo scelto Annalisa, il Mon Amour di Dario. No. Carità. E 23 insieme ai The Colors, che insomma ci hanno fatto ballare alla grande appunto la scorsa estate. Sì, allora si stava parlando di spulciare, di spidocchiamenti e spulciamenti. Spulciamento. Interessante. Pulci, pidocchi, bellissimo. Sì. Ma io attendo due zecche, non lo so. Sì. Che cosa. No, prima del messaggio di Lucia, infatti, che ringraziamo, che tra l'altro poi ci ha ancora scritto e detto Mon Amour di Annalisa, grazie. E infatti ci abbiamo azzeccato. Ci abbiamo azzeccato, ma do il 50%, ma do che sudata stamattina. Grazie Lucia, ci hai mai salvato la giornata. Brava. Benissimo. Allora, dicevo che il nodo della cravatta innanzitutto deve essere fatto in modo perfetto. Ok, esatto. La maggior parte, purtroppo, mi spiace dirlo, ma non si guardano i tutorial su YouTube di come si fa un nodo alla cravatta. Ascolta, negli anni 50 c'era mica YouTube, eppure gli uomini erano tutti incravattati. Gli uomini erano tutti incravattati, soprattutto nell'era del Charleston. Se andiamo a vedere negli anni 20-30, quando erano vestiti come veramente avevano degli abiti eccellenti, fatti dalle sarte migliori di quel periodo, avevano i nodi alla cravatta oppure il, come si chiama, il fiocco? Come si chiama? Sì, il papillon. Ragazzi, non è che puoi fare tutto tu, esatto, esaltatemi la mano, insomma. Certo. E quindi il papillon era perfetto. Oggi invece è andata un po' persa questa cosa, forse anche per il fatto che diciamo troviamo le cose fatte già così e quindi ci piacciono, ci siamo un pochettino abbassati da questo punto di vista. Ma il nodo alla cravatta, sì, prima ci dicevi che deve essere leggermente storto, ma non storto, sbilanciato, che quindi il nodo glielo fai solo a sinistra e poi fai fare il giro e leghi la cravatta, no, in realtà deve essere fatto prima a sinistra, poi a destra, poi a destra, a sinistra, a seconda di come, se uno è mancino o destro, ma deve essere storto il nodo, nel senso che il nodo deve essere perfetto ma storto dal punto di vista di centratura. Ok, quindi perché? Spostato perché così le donne attente, interessate soprattutto interessate alla cura dell'uomo,
vanno e raddrizzano il nodo alla cravatta. Abbiamo la cravatta, Mariella. Però allora non dobbiamo dire le donne, dobbiamo dire il partner. In realtà le donne, la donna in generale. Non, no, esatto, perché se quindi può essere anche la mamma, può essere anche la mamma, la sorella, può essere la collega, può essere anche la collega, la sì, amica, la segretaria, cioè, piuttosto che la titolare, perché a volte ci sono anche queste situazioni. Quindi non per gelosia, per invidia, piuttosto, no, ma per immagine, per cercare in qualche modo di aiuto reciproco, per collaborazione. Ah, che bella questa cosa. Abbiamo una cravatta, facciamo la prova del nodo intanto. Anche perché Dario la cravatta non se la mette mai, no, anche no, te. No. Noi saremmo ben disposti a sistemarti la cravatta, ma tu non la metti. Scusa, ecco. Cioè, come si fa a collaborare in questo modo? Come si fa? Scusa, Bunda Bash. Domani aspettiamo la cravatta domani. Sì, col cavolo. Come? Ma tutto il pianeta, siamo anche in FM al 100.6, continuate anche a seguirci sui social, siamo su Facebook Radio Stereo 5, su Instagram Radio Stereo 5 e inoltre tutte le puntate che stiamo facendo al mattino sono anche caricate dalla nostra mitica Giannina su YouTube e ci sono anche le rubriche dedicate dalle, diciamo, alle tematiche musica e piuttosto che Occhio alla Truffa eccetera eccetera, tutto su YouTube. Cercateci, mi è venuto in mente bellissimo ti è venuto in mente quella rubrica lì, si vede che ti è rimasto quale Occhio alla Truffa. Molto interessante. Sì. bene soprattutto utile, quindi continuate continuate, condividete e soprattutto per l'algoritmo cliccate mi piace e commentate. Ok, mi raccomando, commenti diciamo, non voglio dire decenti accettabili. Commenti decenti, vi prego, non scrivete, non lo so, roba che poi ci tocca togliere. Esatto. No, ma dai. Allora, va bene, Giannina, ragazzi, dove ci porti stamattina? Allora, stamattina ero così decisa di parlare del perché è meglio mangiare con le mani, ma visto ma visto l'argomento hot. I baci, sai che hot, l'spulciamento e lo spidocchiamento, una roba romantica. Allora, mamma mia, ragazzi. Allora parliamo, perché no, del colpo di fulmine ogni tanto ci colpisce in testa, sì, insomma, nel cuore. Ogni tanto, quando capita una volta nella vita è già troppo, secondo me, però va bene. Sì, ogni tanto. Ecco, ogni tanto ci sarebbe da dire, ragazzi, per una settimana, ma cerchiamo di capire qualcosa in poco tempo. Allora partiamo dal fatto che i single italiani credono nell'amore a prima vista. E ben 77% degli intervistati, appunto, che hanno partecipato a questo sondaggio, crede nell'amore a prima vista, nel colpo di fulmine. Sì, ecco. Un consiglio, guardate bene. Prima vista, poi guardate bene. Okay. Sì. E non è tutto, quell'inspiegabile attrazione iniziale, ok, che si crea tra due persone viene definita semplice attrazione a livello fisico solo per 14%. Ma dove accade tutto ciò? Voglio dire, dove perdiamo la testa? Dove? Andiamo a recuperare un po' di testa. Al bar? Al bar. Davanti a un croissant io la testa la perdo, che è un piacere. Ecco. Cara Mariella, al bar per circa 6,5%, in vacanza meno per 5%, molto meno probabile al lavoro. Ma già. Certo. Ma non l'avrei detto invece. Non l'avresti detto così. Cioè, in vacanza uno è più predisposto a perdere la testa. Al lavoro si lavora con colleghi, sai, gomito a gomito può capitare. Gomito a gomito, mi piace. Sì. Oppure sui mezzi pubblici ancora meno, ovviamente, perché voglio dire, no, se sui sei mezzi in pullman, pubblici, no, non si può sentire. Ma no, sui mezzi pubblici veramente non si può sentire. Cioè, sale uno, dici quello lì mi piace, mi piace, ma no, ecco. Ma no. E come capire se si sta vivendo un amore a prima vista? Io sto guardando Piazza Europa se passa qualcuno. Sai com'è? Dario, ma scusa, ti vuoi innamorare proprio stamattina tu? Ma non lo so. Mamma mia, non passate in Piazza Europa perché la vedo. Questo qua si defenestra stamattina, si butta di sotto perché vede perché l'amore. C'è qualcuno che lo attende che giù. So, che magari c'è qualche signore col cane, va bene. Certo. Che porta a spasso il cane. Certo. Secondo ben 7 persone su 10 il principale indizio è che non si riesce a smettere di pensare all'altra persona, alla persona che tu hai visto, hai incontrato. Esatto. Se pensi sempre a quella persona lì è perché sei innamorato, cioè ti ha colpito. Sei stato colpito, bravo, dal colpo. Colpito.
Ecco, dal colpo di fulmine. E quindi, ragazzi, il colpo di fulmine è la scintilla, e poi cosa si fa? E poi si mette una canzone. Ecco, si va a casa. Ma che roba! Si va a casa, si fanno le pulizie, si fa da mangiare, si fanno le soldi. Cosa si fa? Lo spilucchiamento. Cos'è lo spulciamento? Lo spilucchiamento. Spilucchiamento. Dario, veramente. Hai visto qualcuno nel frattempo? No, io sto guardando sempre. Sai che sono curioso? Sì. C'è sempre una signora col cane che passeggia. Tra un po' mi chiama. Già la ami questa qua. No, mi sa che tra un po' mi chiama e hai una paletta, una scopa qui, uno straccino. Ho detto, vabbè, dai, va, lascia stare. Comunque, a parte questo, Giannina, cos'è che stavi dicendo? Che no, poi io faccio una considerazione personale, perché ci sta. Sì? E dico che personalmente credo che il tempo necessario per innamorarsi, se così possiamo dire, se serve un tempo necessario, voglio dire, varia a seconda della persona, è vero, ma anche della sua definizione, visione, personale di amore, perché l'amore richiede la conoscenza reale di qualcuno, di qualcun altro e di se stessi, insomma, tutte queste cose messe insieme risulta qualcosa, a volte qualcosa di stupefacente, se così posso dire, altre volte qualcosa di normale, ecco, dipende poi anche da ognuno, perché no. Quanto tempo impiega una persona a lasciare una buona o una cattiva impressione alla persona che sta di fronte, al primo impatto? Secondo me anche lì varia, anche perché le persone giudicano o valutano le altre persone, secondo me, in base ai propri criteri. I miei criteri non sono uguali ai tuoi. Sì. Io magari ti do, tra virgolette, più tempo, altre persone mi danno zero tempo. Allora, nel marketing questo succede in 7 secondi. Sì, questa quindi, cosa di 7 secondi la sapevo anch'io. In 7 secondi c'è praticamente vieni squadrato come... insomma, vieni squadrato, punto. Da lì c'è un'etichetta che te la porta avanti. Poi nel cammin di nostra vita, come si dice, hai la possibilità di poter scardinare quell'etichetta oppure purtroppo tenerti quell'etichetta appiccicata. Quindi nell'amore sarebbe una tragedia. E dipende, infatti bisogna vedere quanti veramente si stanno innamorando in questo modo. Purtroppo tanti, troppi. Ecco. Questo però lo potete anche dire voi al 333-53-52-225. Siamo in diretta qua fino alle 9:30 in questo mercoledì 30 di ottobre. Abbiamo un piccolo break pubblicitario, dopodiché torniamo. Tanto per parlare di colpo di fulmine, di baci e soprattutto di spilucchiamenti. Cosa c'entra? Allora, abbiamo una canzone che ci, insomma, giusto per andare un po' fuori tema, siamo noi quelli del Porro di Cervere, che dedichiamo a tutti i ragazzi dell'organizzazione del Porro di Cervere, della fiera del porro che arriva, si avvicina. In realtà avvicina. Questa canzone non c'entra nulla, però l'abbiamo inserita giustamente in questo programma, perché dai, ci teniamo a tutti i volontari, a tutti i ragazzi della Proloco, al nostro amato e carissimo sindaco. E poi diciamo anche una cosa: è proprio bella sta canzone. Sì, è proprio bella, quindi ascoltiamo. Diamo un po' di energia, dai. Ti accolgono, signora è prenotata. Dopo un'ora di fuoco che ti spacca l'udito, son già lì malinconiche e tu stai già vinto. Camerieri impeccabili, guarda che stile, e chi lava i piatti e chi gestisce le file. Anche asciugare i bicchieri si fa per passione, ogni gesto è parte di una grande missione. Camerieri impeccabili, guarda che stile, e chi lava i piatti e chi gestisce le file. Anche asciugare i bicchieri si fa per passione, ogni gesto è parte di una grande missione. C'è chi fa il caffè e chi sta Pantino, chi pulisce, chi forca, e questo è il destino, qui si corre e lavora, non ti puoi fermare. E Roger dà un colpo di straccio al banco del bar. E Roger dà un colpo di straccio al banco del bar.
sistema le sedie, chi poi le ritira, c'è chi accende le TV e chi le spegne la sera, c'è chi corre, chi cammina, che ogni giorno si alterna, chi ha l'ingresso, chi in cucina, ma nessuno si ferma, c'è chi cuoce le uova, anche a tarda notte, mentre in cucina si corre, le portate son pronte, ogni compito è importante, lo sai anche tu, alla fiera del porro tutti diamo di più, c'è chi fa il caffè e chi strappa il vino, chi pulisce e chi sporca, e questo è il destino, qui si corre e lavora, non ti puoi fermare. Multitown, colpo di straccio, il banco del bar. Riparte da qui, Nevina dà il ritmo, il biondo è già lì, croissant già nel forno, si va tutti in cucina, levataccia ripagata, la colazione è divina. C'è chi fa il caffè e chi stappa il vino, dice Berto e Giuliano, Elisa e Soldino, qui si corre e lavora, ti puoi fermare, e Roger dà un colpo di straccio e poi chiude il bar. C'è chi fa il caffè e chi strappa il vino, chi pulisce e chi sporca, e questo è il destino, qui si corre e lavora, non ti puoi fermare. Qui si corre e lavora, non ti puoi fermare. Qui si corre e lavora, non ti puoi fermare. Roger dà un colpo di straccio e poi chiude il bar. La fiera del porro sempre in movimento, i volontari sono l'esempio, sono un monumento, e se verrai ci potrai vedere, siamo noi, quelli del porro, cervello. Cervere, ecco, con questa voce Cervere. Un po' la Piero Pelù, un po' la Ligabue. Ecco. Vabbè, com'è la voce Ligabue? Sentiamo. Non lo so, io non sono capace. Sentiamo. Non sei capace. Dai, cantaci certe notti. La macchina è calda. Dove ci porta? Lo decide lei. È uguale. Ma infatti quelli che sono sintonizzati, vedi? Adesso hanno detto hanno Ligabue in rag. Certo. Va bene, va. Perché? Ragazzi, Come allora? E che cosa dobbiamo parlare adesso? Dove siamo arrivati? Io mi sono ritirato. Io guardo, forse dobbiamo lasciare scena. Sì, più che altro perché volevo licenziarmi così. Ma come? Ma perché? Ma è arrivato il mio momento. Addirittura. Ma sì, dai. No, si dice che uno dovrebbe andarsene via nel suo momento dell'apice, al massimo momento di gloria. Sì, dicono quello. È vero. Ma uno invece l'apice del successo se lo deve godere. Parliamo di personaggi pubblici in questo caso, da come ho capito. Personaggi pubblici, ma anche no, perché dipende sempre la salute, soprattutto la voglia o magari la parte economica, che è la parte sostanziale, no, di quello che è la vita di ogni essere umano. La parte importante. Esatto, no, questa cosa mi è venuta in mente sabato pomeriggio, che ero ad un evento di un negozio di musica, in realtà un negozio che vende attrezzature per DJ e attrezzature di strumenti musicali qua nella zona di Cuneo. In questo pomeriggio c'erano alcuni colleghi, era un evento dedicato a noi DJ, e c'erano alcuni colleghi che parlavano del ritiro. Uno si è ritirato nel 2019, quando è arrivato al suo apice aveva più o meno sui 45 anni, l'età che ho io oggi, insomma. Ma che peccato, si è ritirato proprio nel suo apice, quando faceva circa una cinquantina, sessantina di serate all'anno. Fantastico. Si è ritirato per il fatto che a un certo punto si è stancato del mondo della notte. Questo è un po' così, è un'arma a doppio taglio per voi, perché effettivamente è una vita tosta quella del DJ. Sì, soprattutto il fatto di essere un DJ jukebox, e questa è una cosa che sopportiamo un po' poco. Okay? A voi non piace tanto, questo è vero. Sì, quando hai le richieste continue.
Quindi vabbè, però. La cosa che invece un altro mio amico che insomma non vedevo più da tanto tempo mi ha detto: ma io guarda ogni anno dico mi ritiro e cioè, quando ti ritiri? Ok, quindi ma questo perché lo vuoi far ritirare? No, non lo so, tuo amico va povero, vabbè, c'ha 50 anni e ritiro, infatti ho detto a 50 anni mi voglio ritirare, ma c'è 50 anni no? No, però ho detto a parte tutto. Salutiamo Roby. Caro Roby. Roby, non ti ritirare, dai, ma no. Questo per dire che cosa? Che a volte noi ci vogliamo ritirare in una determinata situazione, poi c'è il ritorno di fiamma e si ritorna in scena. Mi fa venire in mente, per esempio, alcuni sportivi che si ritirano e poi. Gli sportivi hanno una vita molto breve dal punto di vista agonistico e quindi certo. Devono per forza dare il massimo in quei pochi anni. Poi cosa fanno? Si ritirano perché giustamente sono cotti . E poi 2 anni di riposo e poi ritornano in pista magari per 2 o 3 anni. Mi fa venire in mente l'esempio di Michael Schumacher, il ritiro nel 2006, il ritorno nel 2009, fino al 2000, no, il ritorno nel 2010, 3 annetti e poi via. Mi fanno venire in mente però altri ritiri eccellenti, tipo quello di Rafael Nadal, che è un tennista che a 37 anni sì. Si ritira di recente, se si è ritirato o si deve ritirare, insomma ha annunciato che il ritiro. Ecco. Mi fa venire in mente anche un altro pilota di Formula 1 che ha lanciato il, diciamo, ha solo a 32 anni, ma secondo me questo qua ritorna perché... Hai deciso così. Sì, perché per me è deciso così. E quest'anno si ritira, che è Kevin Magnussen, spero che si dica così. Poi mi fa venire in mente, abbiamo parlato ieri mattina di Mina. Sì. Mina si è ritirata all'età di 38 anni nel 1978. Attenzione, ma per motivi personali. Esatto, ma lei si è ritirata dalle scene pubbliche. Bravissima. Esatto, è proprio questo di cui io volevo parlare, perché poi si è messa a lavorare dietro le quinte e ha fatto un sacco di roba meravigliosa. Esatto. E nonostante sì. I suoi 84 anni continua a stupirci con delle perle fantastiche. È vero. Quindi è non c'è età soprattutto per gli artisti, ma torniamo tra poco perché c'è uno. Non ho nessuna intenzione di ritirarmi, ma no. Sto tanto bene qui, ragazzi, ma dai. Infatti, ma no. Guardate, il fatto che alcuni artisti, non so, mi viene in mente Celentano, mi viene in mente Pozzetto, mi viene in mente, non so, un Claudio Baglioni, un Gianni Morandi, piuttosto che l'Antonella Ruggero o il presentatore Super Pippo Baudo, che nonostante gli anni continuino, perché comunque noi parliamo Pippo Baudo è da un po' che non si vede. È da un po' che non si vede. Però per esempio l'Antonella Ruggero oggi tra 2 settimane compirà 72 anni. Cioè sembra una ragazzina, ma effettivamente veramente cioè, hanno dato veramente il meglio in un'era dove si poteva fare veramente hai tanto. Ragione, dove si poteva dare il meglio. Esatto. Bravo, è vero, la Ruggero, fatemi dire, una delle voci più belle, secondo me subito dopo Mina, se non quasi al pari. Sì. Fantastica, fantastica. Avevo sentito di un suo ritiro, poi non ho trovato più alcune notizie a riguardo. Se per caso ci senti, cara Antonella, scrivici 333-5352-225. Devi fare più 039, perché tu abiti a Berlino. Vedi, quindi o sì. 0039 o più 39, mi raccomando. Possiamo fare un salto. Anche per anche per quelli che stanno seguendo via streaming alla radio Stereo 5. Punto info, se vogliono scriverci un WhatsApp più 39 333 53 52 225. Allora Giannina, dove ci porti oggi quei programmi della radio? Ricordiamo alle 9:31 gli appuntamenti di oggi, abbiamo alle 11:05 le ultime news di Fondazione sì? CLC, vero Mariella? Alle 14 yes. Abbiamo la meravigliosa mezz'ora di musica degli anni 80 e dintorni. Sì? Alle 18:30 chi c'è che bussa? Chi c'è? Ci sarò io che busso con sì. Musica è assolutamente oggi parleremo di un grande della musica che è Michael Jackson, il re del pop sì. E alle 20 è la volta della musica elettronica stasera sui 100.6. detto questo, vi diamo appuntamento domani mattina puntuali alle 8:30. Sì, assolutamente, sì. Quindi rimanete con noi tutto il giorno, ma anche la notte, perché c'è una programmazione meravigliosa. Benissimo, allora rimanete con noi, l'appuntamento è per domani. Buona giornata a tutti. Ciao.